Benvenuti in questa nuova puntata di Loletta 5 Channel. Sigla. Cause things change but the memories don't. You only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Oh, eccoci qui. Bene, non me ne ero proprio accorta. Comunque ragazzi, questo qui è il mio angolo morbidoso. Ho cambiato materasso nel letto, perciò è tipo molto più alto, mi vedete molto più dritta, focalizzate a voi. E mi sono seduta nel letto. Che cosa vuol dire? Questo vuol dire solamente una cosa, ragazzi. E sì, che siamo giunti proprio agli argomenti lunghi. Nel senso, oggi, come avete letto sicuramente dal titolo, come si fa a stare bene? Semplice, veloce e versatile. Come al solito vi dirò e vi darò dei semplici consigli da poter applicare nella vostra vita quotidiana. Come si fa a stare bene? E in primo luogo cercare qualcosa che ti fa stare bene. Oh, ma che bravo è Loletta, dici sempre le stesse cose. Oh, ma bimbo minchia time. Sì ragazzi, sembra una banalità, ma non lo è. Fare qualcosa che vi fa veramente stare bene già vi aiuta tanto, del tipo: a te piace il cinema? Vai al cinema. O guardi un bel film. O guardi il tuo film preferito. Ti piace leggere? Leggi un buon libro. O scegli un libro nuovo a te preferito, magari che è appena uscito. Non so. Ti piace giocare con le ricostruzioni? Gioca con le ricostruzioni. Adori i bambini? Scendi sotto casa, vai da tuo nipote all'asilo più vicino o all'utoteca, fai magari dello stage gratis. Quindi, in primo luogo, fai questo. Oppure, che so, sei una youtuber, oppure sei molto egocentrica e ti piace girare cortometraggi o video appunto sul tuo canale YouTube come faccio io, benissimo. Accendi la telecamera come una domenica pomeriggio, come questa che c'è un sole splendente fuori, mentre gli altri sono tutti a divertirsi e magari a giocare a mare, a palla, io sono dentro a casuccia, ho sputato, perché sono malata, sono raffreddata da all'incirca 4 giorni, 3-4 giorni, e quindi qual è la mia unica grande passione da fare al chiuso? Il canale YouTube. Gestire il canale YouTube, montare nuovi video, fare nuovi video, creare nuovi contenuti, pensare a nuove idee, bla 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 bla. Quindi ragazzi, questo è molto importante. E in realtà non ci sono più altre regole. Questa è la prima e ultima regola del come stare bene. Cercare qualcosa che ti fa stare bene. Semplice e veloce. Io ovviamente parlo di azioni, oggetti o cose, ma può essere anche il proprio ragazzo o la propria ragazza, i propri nonni, la propria famiglia in generale, il proprio cane, il proprio gatto, la propria tartaruga, il proprio cavallo, non lo so, oppure i vostri amici, il vostro migliore amico, la vostra migliore amica, la vostra comitiva, la vostra band, il vostro club nascosto, giocare semplicemente a biliardo, oppure fare dello sport, giocare a calcio, giocare a basket, che lo sport compie due cose e due azioni insieme. Non solo ti fa stare bene a livello mentale perché ti piace fare quello sport, ma soprattutto anche a livello fisico ti aiuta a sforzarti parecchio. Quindi in qualche modo, secondo me, lo sport è al primo posto rispetto a tutte le robe tecnologiche, perché le robe tecnologiche ti fa diventare grasso, perché così ragazzi, stiamo davanti al computer, alle telecamere, ai vari aggeggi, alle varie attrezzature e stiamo lì magari a fare merendine e mangiare, quindi andiamo obesi, siamo fermi. Sì, ok, mentalmente ci sviluppiamo non so quante idee, ma fisicamente stiamo sempre fissi. Io principalmente non sono fatta né per stare troppo seduta, ma né per stare troppo in movimento, perché il troppo movimento mi stanca per problemi miei fisici e lo stare troppo seduta mi fa calare il latte e mi annoia e mi devo girare, mi devo muovere da qualche parte. Io anche se sono seduta nella sedia o sono sopra il letto mi devo grattare, mi devo gestire, mi devo fare... No. E io fermo, non ci so stare completamente. E diciamo che il mio canale YouTube mi ha aiutato tantissimo, mi continua a aiutare tutt'oggi. Quando appunto non ho nulla da fare a casa oppure non posso uscire per svariati motivi, allora io ho il mio bel canale con la mia grande passione, che sia mezza gratuita e mezza pagamento, so a dettagli, ma è mia passione e mi fa sentire viva, cioè ancora meglio di avere un qualsiasi sentimento amoroso. Il sentimento amoroso sì, mi fa sentire vivo in un altro senso, però questo mi fa sentire viva nella vita di tutti i giorni.
Benissimo ragazzi, questo mini video flash di life, hashtag lifestyle, finisce qui per questa nuova rubrica. Grazie per avermi seguito fino a questo punto. Se mi avete seguito fino a questo punto, commentate con l'hashtag io ti ho seguito fino a questo punto, tutto attaccato. Ovviamente se volete vi invito a iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, di commentare, di condividere con i vostri best friends. E soprattutto siete gentili, amate tanto e non fate nulla che io non farei. Semplicemente, quindi, quando voi siete tristi, pensate a come posso essere felice, e come posso essere felice uguale a come posso far stare bene, fare quello che di solito ti fa sempre stare bene. Un bacione del cuore.